Ciao ragazzi, buona domenica a tutti e bentornati su Moto e Drone Che Passione. Non potendo uscire a moto in quanto siamo in zona rossa, come ormai tutti saprete, ho pensato bene di introdurre sul canale un nuovo argomento, e più precisamente la stampa 3D. È una delle mie passioni che ho da circa un anno e mi dà comunque delle grandi soddisfazioni. Oggi più precisamente vi mostrerò quali sono i settaggi che io utilizzo per stampare il PETG utilizzando come slicer Idea Maker. Dai, entriamo subito in dettaglio. Apriamo un pezzo da stampare e vi mostro un pochettino quali sono i settaggi che io utilizzo. Importiamo il modello, in questo caso stamperò, vi farò vedere più che altro un modello di uno stand per mini hard disk da applicare sulla base del Mac. Questo è il modello in questione, un modello tutto sommato semplice, come vedete non ci sono particolari attenzioni da seguire se non che mettere dei supporti in questa parte qua dove comunque vediamo che il pezzo non è a contatto con il piano. Per il resto non ci sono supporti da aggiungere, eccetera. Ok, andiamo un pochettino a vedere quali sono i parametri importanti per la stampa del PETG. Abbiamo lo slicing. Come vedete qui ho già dei profili preimpostati che ogni volta che devo stampare un pezzo vado leggermente a modificare per avere dei dettagli più o meno importanti nel mio caso. Clicco su PETG. E si apre la schermata delle impostazioni. Prima schermata è quella riguardante i layer. In questo caso io utilizzerò un layer a 0,15. Un'altra cosa fondamentale è impostare l'altezza del primo layer uguale identica. In questo modo, visto che il PETG ha una buona adesione al piano. Per quanto riguarda la percentuale di larghezza di estrusione del primo layer, io consiglio sempre di aumentare a 120 e di lasciare comunque un flow rate, quindi un flusso del primo layer del 100%. In alcuni casi si può aumentare un pochettino, ma io preferisco usarla del 100%. In questa schermata non ci sono altri particolari punti su cui soffermarci. Andiamo in estrusione. Ampiezza di estrusione 0,4, io utilizzo un nozzle da 0,4. Per quanto riguarda le velocità di reazione, velocità come vedete è piuttosto bassa, 35 mm al secondo. E per il resto può andare tutto bene. Una cosa importante, se non l'avete impostata già correttamente, è lo Z-ordine trazione. Mettetelo a zero. Ho notato che le stampe vengono comunque meglio in quanto non viene trascinato del materiale e quant'altro. Io flaggerei anche evita retrazione non necessaria per il supporto. Proseguiamo. Riempimento. Vabbè, diciamo che per quanto riguarda il riempimento, questo dipende un pochettino dal tipo di pezzo che vorrete stampare. Sappiamo che per il PETG è già un materiale molto resistente, quindi per avere dei pezzi con un'ottima resistenza io consiglio sempre di impostare il 100%. In questo caso è un pezzo che deve essere sì resistente, ma non deve sopportare pesi o comunque avere una resistenza tale da mettere il 100% di riempimento, per cui lo stamperò con il 50% di densità. Per quanto riguarda il resto, non ci sono in questo caso settaggi particolari, vanno benissimo quelli preimpostati dal profilo standard per PETG. Riempimento per le parti solide superiori e inferiori. Io tendo a mettere sempre valori molto alti sia per la superficie inferiore che quella inferiore. 7,7 in questo caso, in questo pezzo, di solito si utilizza valori intorno al 4 o 5, sono già sufficienti. Supporto, per stampare questo tipo di pezzo non mi serve alcun tipo di supporto particolare. Non vedremo in dettaglio in questo video i settaggi per supporti perché non è un video dedicato appunto ai profilo per i supporti in generale. Il mio pezzo ha solamente una parte posteriore inclinata, quindi non a contatto con il piano, per cui imposterò dei supporti solamente a contatto con il piano. Quanto riguarda le piattaforme di adesione, ecco, io in questo caso utilizzo lo skirt, lo utilizzo sempre con il PETG. Proprio per ripulire bene il nozzle e evitare quindi che ci siano delle parti sottoestruse di materiale. Per quanto riguarda la stampa del PETG, io vi sconsiglio di usare il Bream. Il PETG è un materiale molto morbido, quindi se sbagliate anche solo qualche impostazione, il materiale in eccesso tende ad essere trasportato su tutto il piano, su tutto il pezzo, creando appunto delle bolle, dei rigonfiamenti di materiale che si brucia e quindi va a rovinarvi poi la stampa. Quindi eviterei appunto di mettere supporti come il Bream. Utilizzate lo skirt, fate una bella pulizia del nozzle e siete sicuri che la stampa verrà perfettamente. Raffreddamento è un altro parametro molto importante per il PETG, a differenza degli altri materiali stampabili.
Ci sono persone che utilizzano una velocità di raffreddamento, quindi un'attivazione della ventola già all'inizio, impostandola magari spenta per i primi layer e successivamente accesa intorno al 30-40% come soglia della ventola. Io utilizzo una ventola totalmente spenta per tutta la durata della stampa. Comunque sono parametri che ogni tanto varia, a seconda dei PETG di varie marche vado magari a impostare un 30% di ventola in attivazione, dopo i primi layer però. Temperatura, la temperatura è un altro parametro molto importante per quanto riguarda la stampa del PETG. Io mi trovo molto bene impostando una temperatura del bed, del piatto, che va dai 70 agli 80 gradi centigradi. E come temperatura di estrusione del materiale mi trovo molto bene con un valore che va dai 230 fino ad arrivare a un massimo di 240 a seconda della marca di PETG che utilizzo. In questo caso sto stampando del PETG della Sunlu e mi trovo molto bene con 235 di temperatura estrusione primario. Velocità è un altro parametro molto importante. Le velocità per quanto riguarda la stampa del PETG devono essere piuttosto basse. Mentre con il PLA non abbiamo problemi di stampa, di velocità in generale, con il PETG è bene lavorare a delle velocità inferiori per avere comunque una maggiore adesione e soprattutto evitare di trascinare del materiale durante la stampa del pezzo. Mi trovo bene con dei valori di circa 4 mm al secondo. Ho impostato logicamente una velocità del primo layer più bassa, circa 20 mm al secondo, ma puoi mettere anche 25-30 che non dà nessun problema. Tutto il resto, come vedete in questa schermata, layer base 35 mm al secondo e tutto il resto circa 40 mm al secondo. Per quanto riguarda gli spostamenti, invece la velocità deve essere molto elevata. Io utilizzo un valore che va a 120, c'è chi utilizza valori che vanno dai 90 fino ad un massimo di 120 mm al secondo per quanto riguarda il movimento dell'asse XY. Il resto non lo andremo a vedere in dettaglio, sono comunque valori che vanno già più che bene quelli preimpostati. Qua non c'è nulla da controllare, qui neanche, e niente. Direi che per quanto riguarda i settaggi per questa prima stampa in PETG possono essere sufficienti. Adesso andiamo a fare una prova, salviamo i settaggi ed effettuiamo lo slicing. Aspettiamo che termini il lavoro. Ok. Come vediamo dalla schermata iniziale qui, ci dice che il nostro pezzo verrà stampato in circa 5 ore 31 minuti e 29 secondi, con un consumo di materiale di circa 43 grammi e mezzo, circa 14,59 metri di filamento, ed un prezzo stimato di 78 centesimi di euro. Vabbè, questo è un prezzo stimato sulla base dei costi del vostro PETG. Io in questo caso non ho impostato ancora i prezzi dell'ultimo materiale acquistato, quindi questo valore in realtà su di me non è attendibile. Andiamo a vedere l'anteprima. Ok, questo è il nostro pezzo in anteprima. Andiamo un pochettino a vedere il procedimento. Ok, sembrerebbe tutto a posto, anche a livello di qualità dovrebbe venire stampato piuttosto bene. Questi sono i supporti che ho impostato, quindi a contatto con il piano. Quando poi andremo a rimuovere il pezzo andremo solamente a ripulire un pochettino la zona del supporto e per tutto il resto non dovrebbero esserci problemi. Ok, il nostro pezzo è pronto per essere stampato, quindi esportiamo sul nostro disco il nostro file G-Code già creato, salviamo. In questo caso ho fatto sostituisci perché avevo già un pezzo nominato allo stesso modo. E niente, a questo punto non ci resta che copiare il nostro G-code sulla chiavetta USB, inserirla nella stampante 3D e procedere con la stampa. Per quanto riguarda gli slicer, ragazzi, io è circa un anno che utilizzo, come vi ho detto, la stampante 3D. Mi sono trovato molto bene, ho comprato come prima stampante 3D un Artillery 6 di Winder X1. La consiglio vivamente per il semplice motivo che è una entry level ottima. E innanzitutto vi arriva praticamente assemblata al 99%, quindi non dovete fare altro che controllare giusto quattro regolazioni delle cinghie, avvitare quattro viti e per il resto è già tutta assemblata. Ecco, giusto montare il reggibobine, ma niente di più. Inoltre è una stampa con un piatto piuttosto grosso,
mi consente quindi di stampare pezzi anche oggetti molto grossi, 30x30x40 cm, quindi 300 mm x 300 mm per 400 mm di altezza, pezzi comunque di una grandezza importante. E inoltre è veramente ben fatta, è molto bella da vedere, quindi anche esteticamente sicuramente ci sta molto bene su una scrivania. È molto pulita, quindi ha un design molto pulito ed elegante, con dei profilati d'alluminio, non ci sono cavi a vista, in quanto i cavi sono stati sostituiti da dei cavi flat, quindi assolutamente anche un oggetto che in uno studio, in una vostra camera, comunque non sta male vederlo sulla scrivania, diciamo. Ha un prezzo che si gira intorno ai 350 euro su Banggood. L'ho trovata anche su Amazon, però circa 100 euro in più, è molto più costosa su Amazon, però sappiamo tutti che l'affidabilità degli acquisti su Amazon è nettamente superiore, quindi avete il 100% delle garanzie con Amazon. Detto questo, appena l'ho comprata ho iniziato a utilizzare questa stampante utilizzando come slicer Cura. Cura è uno slicer molto semplice, quindi di impatto immediato, per un nuovo utente diciamo che è molto semplice da utilizzare. Ci sono dei parametri preimpostati e si stampa già molto bene senza fare particolari modifiche. Una volta imparato un pochettino a giostrarmela con i vari settaggi, i vari parametri, ho deciso poi di provare Idea Maker, in quanto anche sui vari forum se ne parlava molto bene. E in effetti è così, Idea Maker è un ottimo software, un ottimo slicer, e ha delle impostazioni molto dettagliate. Ci sono, se uno sa veramente lavorare bene alla stampa 3D, è in grado di ottenere dei risultati più che ottimi. Non è il mio caso, io non è tantissimo che stampo, sono comunque alle prime armi, ma inizio già ad avere dei prodotti qualitativamente elevati. Come vedete, adesso vi mostro ad esempio qualche pezzo già stampato e vi accorgerete comunque la qualità di stampa dell'artigliere è comunque molto valida. Se dovessi trovare un difetto di questa stampante, ecco giusto il piano che ad alcune persone arriva magari concavo o convesso. Si può risolvere tutto tranquillamente mettendo sopra un piano di vetro o, come nel mio caso, installare un BL Touch in modo tale che ho un autolivellamento del piatto ogni volta che inizia la stampa. Io, come sempre, una volta terminata la stampa, vado ad estrarre il filamento in modo tale che il nozzle rimanga sempre bello pulito e non ci siano residui di filamento che poi tendono ad intasare il nozzle stesso. Vi ricordo inoltre che se lavorate in un ambiente umido è sempre meglio comunque, una volta terminata la stampa, togliere la bobina di materiale e rimetterla in una pellicola magari sotto vuoto e ritirarla in modo da tenerla lontana dall'umidità. Da Moto Idronica Passione questo è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao! Click on Zombie Apocalypse.